La terra friulana è una terra che è stata più volte attraversata da vari popoli. I Goti che venivano dall'estremo nord dell'Europa, dall'area della Scandinavia, i Longobardi che hanno qui creato il primo ducato, questa straordinaria pianura dotata di un fiume lunghissimo che può essere inteso come una via azzurra della comunicazione, e tutte queste invasioni che si sono succedute nei secoli hanno dato al friulano un attaccamento straordinario alla terra. Il nostro prosciutto è conosciuto in tutto il mondo, perché parlando di San Daniele tutti associano il prosciutto. Essendo un procedimento alla fine complesso e che richiede molti passaggi, ovviamente molti passaggi può significare anche molte variazioni, ma da prosciuttificio a prosciuttificio varia il prodotto. Noi dobbiamo essere rispettosi della tradizione italiana, utilizzando quelle poche mezzi che abbiamo a disposizione, ovvero sia il sale, il freddo e le celle di stagionatura. Alla fine di questa fase viene messa una cordina e viene appeso in verticale. In questa verticalità viene portato in cella e tenuto per circa 10 settimane. Alla fine di questa fase il prodotto è un po' essiccato e indurito in superficie, noi lo labiamo per riportarlo a una maggior morbidezza di fasci muscolari. L'impianto essica velocemente la superficie del prodotto e dopo circa 2-3 giorni il prodotto viene portato in stagionatura. Siamo nel cuore delle valli moreniche friulane, siamo diciamo a metà strada fra la montagna e il mare, quindi abbiamo un incontro di venti e di profumi. E il prosciutto si dice che regga bene qui per l'aria, il microclima. C'è un famoso detto che quello che fa bene all'uomo fa bene anche al prosciutto. Il bello appunto di questo prodotto è che il trattamento e la cura nel fare prodotto è rimasta praticamente immutata. La lavorazione, diciamo, viene sì fatta a livello industriale, però segue sempre la tradizione. Non tutti sanno che era consuetudine che un maialino venisse lasciato libero lungo le vie del paese e la popolazione era chiamata ad alimentarlo gratuitamente. Quando il porcello diventava bello e grasso, le sue carni venivano distribuite tra i poveri della comunità. La sognatura è un'operazione manuale. Per evitare che si essichi troppo in superficie, viene cosparso con un impasto ammorbidente che è formato sempre da grasso di maiale, pepe e sale. Questa operazione qua noi la facciamo in 3 volte per far sì che questa disidratazione avvenga correttamente e che il prosciutto conservi la colorazione uniforme. Ognuno ovviamente mette la sua ricetta, la sua idea nel prodotto. È molto difficile trovare un prosciutto crudo qui a San Daniele e dintorni che non sia buono, ecco, questo si può dire. Quando noi vediamo in prosciuttificio e vediamo questi prosciutti appesi, sappiamo anche che più grande è il prosciutto, più è adatto alla stagionatura. Per riconoscere un buon prosciutto ci sono ovviamente dei piccoli segreti, trucchi. I profumi si devono sentire con la prova per eccellenza, quindi con l'osso del cavallo. Deve stare dentro un attimo, deve uscire e si sente il profumo. Io credo che sia una di quelle caratteristiche che riguardano il nostro paese. E la capacità che è nostra, che è italica in qualche maniera, è antica, di coltivare ciò che è artigianale in una maniera che implica la passione, che implica la trasmissione del sapere da generazione in generazione. Per poterlo marchiare deve superare dei test, quindi di umidità e di sale. Il tatuaggio in alto ci indica che il maiale è nato e allevato in Italia. In basso troviamo la data di introduzione nello stabilimento. Frontalmente noi abbiamo la presenza di un marchio a fuoco del consorzio. Vediamo la presenza del piedino, la classica forma chitarra. Se venis a San Daniele, i ves di mandià un effetto sopraffine di persut di San Daniele. La dico in italiano. Se venite a San Daniele dovete mangiare una fetta sopraffina di prosciutto di San Daniele.